Ciao, sono Roberto Cianchetta. Come vi dicevo nell'ultimo mio video, voglio fare qualcosa e proporvi musica. Ho pensato di proporvi questa di musica. Eccolo qua, l'album di cui voglio parlarvi in questo momento, è di Ramsey Lewis, Golden Hits. Guardatelo qua, ecco qua, così, bello. Dunque, cosa dire di questo album? Eccolo qua, Ramsey Lewis, con i suoi musicisti, batterista e bassista, Morris Jennings e Cleveland Eaton. Perché vi parlo di questo album? Perché anzitutto lo potete ascoltare ed è una buona ragione. Io vi racconto invece come sono arrivato a sentire questo album, come è capitato che arrivassi a conoscere Ramsey Lewis. Allora ero un ragazzo di, credo, 14, 15, forse 16 anni e lavoravo, era estate, lavoravo a casa dei miei, nella loro pensione, e ero nella sala da pranzo e credo che fosse dopo le colazioni ed ero con mio fratello Alessandro. E come sempre ascoltavamo musica da cassetta. Quell'estate venne un cliente, o forse era già la seconda estate che veniva, che ci regalò una cassetta dal titolo Mista Panna. E ce ne regalò due di cassette in realtà lui. L'altra era Mista Mista o Fai la Mista Dai. Insomma, questo per dirvi un po' che tipo era questo signore qua, Emiliano, mi pare. E cosa succede? Succede che ascoltiamo sta musica e siamo rapiti da questa musica. Una di queste canzoni che c'era lì veniva da quest'album di Ramsey Lewis. E negli anni cosa è successo? Questa cassetta è andata perduta. È andata perduta e diversi anni dopo, a Berlino, in un negozio ho trovato questo disco di Ramsey Lewis. Ho visto il nome Ramsey Lewis, mi è venuto in mente Ramsey Lewis di allora, perché sulla cassetta lui chiaramente aveva scritto i nomi dei musicisti, degli autori delle canzoni e i titoli. E niente, così ho comprato questo album su vinile e ho ascoltato e ho avuto il grande piacere di riascoltare questa cosa qua. Devo dire che da questa cassetta non siamo ancora riusciti a trovare tutti i musicisti, io e Ale, perché questa ragione? Perché non ci ricordiamo il nome di almeno uno di questi musicisti in qualcosa che era un rock blues dal vivo, come questa cassetta, tutta roba che in qualche maniera aveva dell'attinenza con il blues. Ero sotto la doccia prima e stavo pensando a cosa poter dire rispetto alla musica e pensavo a Spotify, al fatto che si ascolti musica una, due canzoni, poi passi, poi ti viene proposto qualcun altro in base a quello che l'algoritmo conosce di te. Mentre ascoltare un disco come questo qua che vi ho appena fatto vedere, lo devi mettere su, lo ascolti ed è proprio un altro modo di ascoltare. Io se ascolto questa musica qua da Spotify, l'ascolto anche in maniera differente se la dovessi ascoltare da disco e viceversa. Niente, volevo solo dirvi questa cosa qua. Quindi oggi vi propongo Ramsey Lewis con Golden Hits, ve li faccio vedere l'album, la copertina, eccola qua, così. Potete ascoltarvelo su dove volete. Se avete un giradischi, andate a comprare il disco se lo trovate, se non lo trovate, c'è da pensare anche qui alle ragioni per cui non si trovano. E una potrebbe essere il fatto che non c'è abbastanza mercato.
L'altro potrebbe essere il fatto che non gliene frega niente a nessuno nel mercato dei vinili di questo album di Ramsey Lewis. Ragione maggiore per cercarlo e trovarlo in quel caso. Penso che per il momento sia tutto.